Bene, vi do il benvenuto a Singapore. Guardate qua che figata, guardate che skyline. Tutta questa civiltà troppo civile non ci piace. E proprio per questo vi illustro cosa farò per i prossimi 4 mesi. L'itinerario si parte da Singapore a Hanoi, che è la capitale del Vietnam. Non ho il volo di ritorno. Questo è il capitolo 00 del progetto Snake. Si parte? Con la pioggia, tra l'altro. Aeroporto di Napoli. Ultimo caffè italiano per i prossimi mesi. Code infinite. Bene, siamo sul primo volo che arriva a Istanbul, dove faccio il primo e l'unico scalo. La cosa incredibile è che non sapevo per Istanbul ci volevano 2 ore e mezza di volo. Sono tantissime. Infatti è tipo un mini volo intercontinentale. Vediamo dopo, dormo un po', non ho dormito un cazzo. Sono arrivato, sono abbastanza sconvolto del fatto che, porca puttana, non è un aeroporto, è un cazzo di centro commerciale. Cioè, quando è atterrato l'aereo ci ha messo 15-20 minuti buoni per arrivare a fermarsi. Infatti a un certo punto ho fatto, ma che faccio, ma sta succedendo, mi stava portando direttamente in città, a poco diventa un autobus. Invece no, alla fine non è successo. Solo che a furia di camminare sto posto è talmente centro commerciale che non vedo nemmeno più i terminal e non trovo i cessi. Perfetto. Allora sì, siamo a cavallo. Più italiano di così. Un culo allucinante. Per 2 volte di seguito, senza averlo fatto apposta, finestrino. Posto migliore. Ah, yeah. Thank you. Ho invaso la sedia della signorina a fianco. Nel frattempo che arrivo a destinazione vi faccio la compilation di tutta la roba che mangio. Però prima, cosa importantissima, aroma. È una fantastica carne di riso più un panino gommoso. Arrivati! Bene, siamo arrivati. Allora, c'è solo una piccola problematica. Queste qua le ho portate per fare moneta di scambio. Ed è legata al fatto che l'ostello dove devo andare a dormire stasera mi ha dato un'email quando stavo a Istanbul, quindi ieri, e mi ha detto: ah, grazie per averci detto che hai cancellato la stanza, l'abbiamo cancellata con successo, non ti preoccupare, non devi fare più niente. E io ho detto, ma che cazzo stai dicendo? Praticamente adesso sono arrivato, ma non ho un posto dove dormire. Cominciava la grandissima. Voglio andare un attimo in ostello per vedere se mi prendono questa notte. Se no, piano B. Vedi, appena arrivi, McDonald's. Ovunque, cazzo. Come morire il giorno 1. Eccolo qua. E questo qui con l'orsacchiotto. Un posto loschissimo. Adesso che si è risolto tutto, questa fase si chiama orientamento, dove deve ancora finire il primo giorno. Sto ancora in jet lag. Giù pomeriggio, dopo una doccia, mi sono messo nel letto. Appena mi sono appoggiato, bam, 4 ore di sonno. Adesso vorrei capire che si fa, dove si va, dove mangio, cosa faccio. Quindi non c'è manco internet sul telefono, ma magari mi perdo un pochino. Vado a mangiare dove ho mangiato oggi, che era buono e costa poco. E vediamo. E mo? Che me mangio? Bene. Ma non benissimo. È andata così. E anche stasera siamo cavata. Dovrebbe essere pollo al curry, credo. Con uovo e del riso. Tutto molto piccante. Sta roba mi sfonda il culo. Sono passate 24 ore dall'ultimo video, mi sono completamente ripreso, ho fatto tutta una serie di commissioni che dovevo fare e adesso
finalmente vi spiego come mai mi trovo qui, cosa farò da qui ai prossimi 3-4 mesi e quindi tutto quello che c'è dietro a questo nuovo progetto che porterò su YouTube. Ho aspettato 24 ore perché Singapore di notte è Singapore di notte. Bene, per quello che possa valere, vi do il benvenuto a Singapore. Guardate qua che figata, vi faccio vedere meglio. Guardate che skyline che c'è, guarda. Guarda che robetta, nemello proprio, guarda. Ma a noi poco importa, perché di tutta questa civiltà troppo civile, tra virgolette, non ci piace. E proprio per questo vi illustro cosa farò per i prossimi 4 mesi e cosa verrà messo su YouTube. 4, forse anche di più. Adesso vi illustro bene. Non sapevo se farlo con questa inquadratura qui o questa qui. Beccatevi questa. Bene, direi che ci siamo. Mi sono pure accecato. Come ben sapete, chi segue questo canale fin dall'inizio, non ho mai cercato la tranquillità. Ho sempre cercato situazioni un po' di disagio che piano piano col tempo aumenteranno sempre di più. Adesso non so chi me l'abbia fatto fare. Fatto sta che sono arrivato qui, Singapore. Perfetto. Con un volo di sola andata, quindi non ho il volo di ritorno. Ed il motivo è molto semplice, perché non so effettivamente quanto tempo ci metto per concludere il viaggio. Ma che viaggio? Allora, Singapore è soltanto lo starter. Voglio andare in situazioni che non c'entrano completamente niente con tutta questa civiltà ultra tecnologica. Proprio per questo, adesso vi faccio vedere il piano. Prendiamo lo strumento. Eccolo qua, l'itinerario è questo qui. Si parte da Singapore, va Malesia, Thailandia, Cambogia, si scende dalla Cambogia e si sale verso il Vietnam, a Hanoi, che è la capitale del Vietnam. Questo però non è detto che il percorso sia così, perché probabilmente se vedo che è fattibile, taglio questo pezzo qui, continuo dalla Thailandia, vado in Laos, scendo tutto in Laos e riprendo qui, per poi fare di nuovo Cambogia e Vietnam. Adesso che avete visto il percorso vi dico quali sono gli obiettivi di questo viaggio. Primis, scoprire il più possibile e andare in profondità di certe culture. Non so, vedete questo, ma pensate fra qualche mese in una foresta in Cambogia cosa potrei trovare. E vivere il più possibile tutto a 360 gradi, pubblicando ogni giorno su YouTube un contenuto, un daily vlog su una cosa che scopro. Oltre ad aiutarmi a scoprire tutto questo mondo asiatico e trasmetterlo a voi tramite i miei occhi, che sicuramente vanno fuori dal convenzionale molto spesso rispetto ai classici video che si trovano di viaggio, che vi fanno semplicemente vedere le cose da turisti. Io voglio viverle le cose con il local, cazzo. Vediamo cosa succede. E quindi questo. Se vi può interessare, il progetto si chiama Progetto Snake, perché prima o poi in questo viaggio sicuramente un serpente mi accoppa. Si accettano scommesse su quale punto del percorso potrei morire. Vi lascio qui la mappa. E per chi gli interessa, questo è il capitolo 00 del Progetto Snake. Ci vediamo al prossimo video. Un beso!